Lo scorso 16 ottobre abbiamo avuto la fortuna di recarci a Roma. Non eravamo mai stati al Museo della Shoah, così abbiamo deciso di prenotare una visita guidata. Ad accoglierci c'era Giancarlo, che ci ha condotto nelle sale dedicate alla mostra permanente dall'Italia ad Auschwitz, soffermandosi, tra le tante, sulle storie di bambini sopravvissuti, come le sorelle Bucci, bambini barbaramente uccisi, come Sergio e Simone, o bambini sfuggiti alla deportazione e alla morte a seguito del rastrellamento del 16 ottobre 1943. Tra questi bambini c'era Attilio Lattes, oggi volontario presso la Fondazione. Attilio si è offerto di raccontarci la sua storia e quella dei suoi genitori, segnate dalle leggi razziali e dalle persecuzioni antiebraiche, dalla fame, dalla paura, ma anche dalla speranza. L'ascolto della sua testimonianza e la successiva lettura del suo libro ci hanno spinti a desiderare di ascoltare, leggere e conoscere le storie di altri bambini, coinvolgendo anche la classe che insieme a noi aveva già lavorato 3 anni fa per realizzare il sito ShoArte. Poiché frequentiamo il liceo economico-sociale e il liceo delle scienze umane, il nostro pensiero è andato spontaneamente ai bambini che hanno vissuto la tragedia della Shoah e a quelli di oggi e di domani, che avranno il compito di ricordare, tramandare testimonianze e in un certo senso essere un testimonial. Così è nata l'idea di realizzare un memory, un gioco popolare tra i bambini, finalizzato ad allenare la memoria.